che le regole in fondo servono a pochino nel fare un film, cioè conta molto di più cominciare a chiacchierare, no, in fase di scena. Sì, basta, bisogna avere l'idea però, ecco, di quello che si vuol fare. E per lei quand'è che un'idea era veramente qualche cosa di buono? Cioè cosa deve avere un'idea da film per... ti deve sollecitare appunto che parlatene con gli amici, ne parli, gli argomenti aumentano, l'idea ti promuove altre idee. Se l'idea è valida è un motore. Lei come sceneggiatore si sente, come dire, lei è stato quasi, addirittura quasi più sceneggiatore, perché ne ha fatti... Tutti li ho fatti. Tutti li ha scritti lei? Diciamo. No, ho scritti insieme a loro, agli altri. E le piace quella fase, cioè è una... Ma io sono nato come sceneggiatore, poi ho fatto il regista, certo. Quindi sì. Per me è importante la sceneggiatura, alcuni no, meno, per altri sì, vero. E quanto chiacchieravate prima di scrivere? Cioè quanto era la... Ore e ore, tutti i giorni, per mesi, quindi... Chi erano i suoi, per esempio, i dialoghi, ve li recitavate tra di voi? Cioè facevate... Spesso sì, oppure, insomma, proprio recitare no, ma insomma si dicevano le battute, si faceva... Ma poi non è che si parlava sempre del film, si anche parlava di mille altre donne, cose. L'importante è stare insieme, si è fissati con le donne, sì. Come se si dovesse parlare solo di donne. Ci sono tante cose da parlare nella vita. Certo. Anzi, di donne si parlava poco, perché ognuno aveva le sue, senza parlare tanto lunga. E secondo lei queste regole di mettere un colpo di scena a un certo punto, di risolvere la storia, sono importanti quelle regole? Mi fa sentire un po' quelli che si sentono. Ma non ci sono regole, dipende dal film che stai facendo, il corso che ha la storia, non certo. È che devi mettere il colpo di scena, queste regole non ci sono. Per voi il finale, per esempio, quanto contava? Quanto era importante? Molto. Ci prima di cominciare la storia bisognava sapere come a scrivere e a sceneggiare, bisognava sapere come finiva. Ecco, diciamo, poi a partire dal finale cercavate di creare quasi delle false piste? No, a partire dal finale, a partire da metà, sì. Dall'inizio. Si doveva sapere però come chiudeva. E bisognava un po' sorprenderlo sempre lo spettatore, cioè giocare un po' al gatto col topo, come... Qual era la cosa più importante secondo lei nel... Divertirsi a raccontarcela fra noi, guarda. Sì. Quando ridevate, quando piaceva. Sì, quando ci interessavamo, ci si divertiva, o anche ci si appassionava, eccetera, eravamo contenti, eravamo tranquilli. Poi io. Certo. Poi a volte sono. Tutta questa tranquillità, questa contentezza, sono film che sono andati male. Quindi, e qualche volta le capitava di studiare le persone e di dire che questo potrebbe essere un personaggio da film anche di. Ma spesso si rifaceva a persone che conoscevamo, che avevamo letto, libri, romanzi, avvenimenti, persone che avevamo incontrato nella vita, che ci avevano raccontato. Sì, si ruba dappertutto, bisogna sempre rifarsi alla verità, non si inventa mai nulla. Ma è vero che Amici miei un po' era la storia di Scarnicci e Tarabusi tra gli no, amici? No, Scarnicci e Tarabusi, è vero. Erano storie che si raccontavano a Firenze. Certo. E un film che avrebbe voluto fare dei tanti e che non ha fatto, c'è? Cioè... tipo una storia. Ma forse qualcuno sì, è meglio che non l'abbia fatto. Si è pentito di qualche film che ha fatto lei? No, è parecchi. Me ne sono andati male parecchi, mica tutti sono riusciti. E quindi mi sono pentito. Pentito, sì. Insomma, ha sbagliato a farlo. Orgoglioso di tutti? Di quale film è più orgoglioso lei dei suoi? Ah, non lo so, non ho delle preferenze. No? Certo. Poi orgoglioso addirittura, sono orgoglioso io. Dovrebbe assolutamente sì, invece. Mi chiedevo anche un'altra cosa, quando eravate sempre tra due, tre, quattro a scrivere i film, no? Non ho capito. C'era un modo di dividersi il lavoro in sceneggiatura, uno fa più sì, qualcosa. Sì, sì, uno... sì, no, in sceneggiatura, nello scrivere la sceneggiatura sì, ci si divideva il lavoro. Ecco. Poi uno lo fa, poi ci si rincontrava, ognuno parlava e leggeva la sua parte. Certo. Si criticava quella lì e poi si dava a un altro. Sì. Ognuno di. E così. E quindi si ricominciava da capo. Certo. Quindi quasi nessuno sapeva qual era la scena sua alla fine, no, era un po' no, tutto mescolato, no, diciamo. No.
A lei cosa piaceva di più fare? Cioè tipo creare la gag, creare l'episodio? Ma anche quello veniva mentre si parlava, mentre si faceva, non c'era uno che faceva le gag e l'altro certo, no. Certo. Non c'era questa divisione. E il compagno di sceneggiatura più bravo per lei chi poteva essere? Anche mi metto a fare la graduatoria dei miei compagni di lavoro, ci penso proprio. Certo. Erano cinque, erano sempre gli stessi più o meno. Sì. Poi c'era Ace, Scarpelli, Suso, Piero De Bernardi, Leo Benvenuti, poi non so. Benvenuti e Suso da me. Sì. E lei donna Suso come si trovava in questo mondo un po'? Benissimo, maschile, benissimo. Perché... No, guarda, mica solo con me, sa. Ha fatto le più importanti sceneggiature della storia del cinema. Benissimo. E l'ultima cosa, pensare già all'attore che ci sarà. Qualche era volta un sì, qualche volta invece. Era uno qualche volta sì. Ecco. Pensavamo già a un attore che avevamo in mente e che c'era già. Qualche volta invece si faceva e poi si cercava l'attore. Certo. E doveste dare un consiglio ora a chi comincia a fare le sceneggiature, a scrivere, a immaginare soggetti? Che... Ma non ci sono dei metodi, sa. Ognuno deve seguire il proprio. La propria indole, la propria. Non è che deve fare come fa un altro, è meglio che ognuno faccia quello che si sente meglio, quello è più naturale. Dove... Lei scuole non ne ha fatte, ha cominciato? No, diciamo. Né io né tutti i miei compagni di lavoro. Quindi è nata un po' così, vedendo i film, andando... Sì, sì. Ma certo, lo sono sempre chiesto, ma ha fatto lei che aveva 16 anni quando ha fatto I ragazzi da Via Pal, è un miracolo, cioè... È un miracolo, c'era un libro che era scritto da... Certo, però era bravo lei a portarlo in cinema, no? Sì, va bene, ma insomma c'era uno che aveva scritto un libro famoso, quindi... Quindi quello che conta, diciamo, è la base, la storia o il sì, libro... Sì, certo, certo, naturalmente quello. Certo, la ringrazio tantissimo, maestro. Buon lavoro.